amici di Cilento Posta alla seconda puntata di Terra Nostra, un rotocalco di attualità. Abbiamo il piacere di avere qui eh, in video collegamento eh, l'avvocato Anna Maria eh, Cerbone che è anche candidata alla carica eh, da sindaco eh, a Castelnuovo Cilento. Ma è, non solo è conosciuta come avvocato, salve eh, innanzitutto... Ciao, buonasera, buonasera grazie. Ma, grazie eh, per è conosciuta come professionista, ma anche come... Sì, è come moglie del sindaco attuale che è, appunto eros la maida. Allora, come esatto. mai questa uh, l'idea di candidarsi? Guarda, l'idea nasce dal desiderio di impegnarmi per il mio paese ancora di più rispetto già a quanto magari io ho fatto. È un'idea che non, non molto vecchia, è recente, è recente questa decisione l'ho presa più di recente anche su sollecitazione di chi eh, mi voleva, mi ha voluto e mi indicava come la persona adatta a farlo. Allora. Che non è mio marito, che non è mio marito? Che non è mio marito, no, <ride> no, cui... no, ma comunque molti hanno sostenuto che dietro a una, ad un grande uomo, c'è sempre una grande donna. E dietro al sindaco di Castelnuovo c'era appunto la moglie con mm. le proprie idee, è vero, questo. Mm. Sì, in parte è vero, sicuramente abbiamo condiviso il, il percorso di Eros, è stato condiviso da me e sicuramente ci siamo confrontati. Non, non tutte le volte eravamo d'accordo sulle stesse, sulle stesse idee, però ci sono sempre stata, era il mio marito, quindi no, è ovvio, cioè, ci sono sempre stata, l'impegno c'è sempre stato. Allora, però allora non sempre la, siamo la stati d'accordo da su tutto. Ma la carica da sindaco quindi è una questione di famiglia a Castelnuovo? No, non è una questione di famiglia, sono una donna che ha deciso di fare questa scelta, di intraprendere questo cammino e di, e di mettermi anche alla prova, perché non sono stata il sindaco finora, non sono stata la moglie del sindaco. <ride> allora, vogliamo... vabbè, Quindi con tutti dieta. i limiti e tutto il resto, non vabbè, sono, non ho fatto un moglie, passo, sì, come. Come una first lady, certo, non è il presidente ah, sì. del, degli Stati Uniti, però è sempre, mm. è sempre la first lady. E sul, diciamo, sull'economia delle idee eh, in America mm. comunque pesano eh, ulteriormente pesa in, in maniera eh, propendante sulle scelte. Poi del primo del, del presidente, immagino. Quindi eh, ecco perché questo, mm. diciamo, abbiamo sì. questa idea. però facciamo un gioco sì. in queste. Sì poiché ovviamente sarà l'amministrazione successiva a quella di eh, la Maida, cosa butterebbe mm. dalla, torre, eh, do, dalla torre e nella, della passata amministrazione e cosa invece vorrebbe conservare? È un di, cioè, mi fai una domanda difficile perché nel corso di questi anni molte cose al momento le avrei buttate via nelle scelte di mio marito, tante. Eh, però poi col senno di poi ho visto che in alcuni casi anche spesso aveva ragione lui, quindi non ti saprei dire in questo momento cosa, cosa butterei via, non lo so, non lo so, non, non ti saprei rispondere. Sicuramente ho le mie idee, le mie, mi sono prefissata degli obiettivi miei, proprio miei. Però io prendo comunque quell'esperienza, quindi non, anche gli errori, anche quello che non ho condiviso, secondo me sono importanti per me. Certo, ma eh, mm. queste idee sono poi cucite in un programma eh, per le certo. costruzioni amministrative? Sì, certo, Un, sì. un, un programma che, siamo, che stiamo costruendo insieme col gruppo, anche con i nuovi giovani che si sono innestati alla, al gruppo precedente, perché avrò una, dei candidati a, a consigliere che sono sicuramente una base che viene dalla vecchia amministrazione, quindi avremo eh, un, un gruppo ben solido. A quello ci sono degli innesti che sono dei giovani, soprattutto giovani. Eh, donne anche perché mi ero proprio impuntata su questo e stanno dando un sacco di idee per cucire il programma che è quasi è tutto definito, è già pronto però mi hanno aiutato tanto sì. uno, uno fra tutte un'idea che in questo momento anche se non entriamo, non entriamo nel merito però un'idea mm. che adesso le sta piacendo e che vorrebbe realmente eh, portare avanti nel, in questi anni di amministrazione allora, a me come, io vedo il mio paese strutturato in come dire, in, due, in quattro diverse fasce. Abbiamo le due frazioni giù, che sono più un centro produttivo e un centro commerciale. C'è la Salicuneta che è una frazione di passaggio ma da sviluppare molto, perché eh, è stata anche rifatta la strada e ci sono tante possibilità. E poi c'è il Borgo. Il Borgo per me è comunque il, il cuore di Castelnuovo. E mh, punteremo molto sull'attrattività sull del Borgo anche attraverso tutta una serie di progetti sul turismo: un turismo diverso, un turismo particolare. E eh, ho delle persone valide che, che ci stanno lavorando perché si occupano già di questo all'interno della lista. Certo. Quindi deve essere tutto collegato, ma soprattutto anche il, il turismo, secondo me, è uno dei punti a cui tengo di più. Ottimo. Che non è il turismo di massa, è un turismo m, diverso. Vabbè, eh, certo, Poi i progetti nel dettaglio essere... li, li elencheremo. No, deve essere un progetto non di massa, cioè, perché quello di Massa è no, assolutamente è più no. Sulla fascia costiera, è, sinceramente... ma neanche di passaggio, sai? Perché eh, noi come paese siamo già molto di passaggio, quindi lo conosciamo tutti. Eh, deve essere un turismo proprio che si fermi ad, ad, ad ammirare le cose belle che abbiamo, che ce ne sono tante, tante, non solo nel borgo, ma anche giù. Eh, ottimo. Allora, sì. un appello agli elettori: il perché. Dovrebbero votare Anna Maria Cervone. Ah, mm, ah, vorrei che me. mi dessero fiducia perché magari, non so, conoscendomi, possono pensare di che sia capace di, di fare delle cose per il, per il mio paese per quanto lo amo, per quanto uh, mi ci sono dedicata, per quanto non lo so, questo. Son, cioè vorrei la fiducia per questo per come mi conoscono. Non, eh, e vorrei farmi conoscere anche da chi magari eh, ancora non mi ha conosciuto direttamente, però questo, se ritengono che io possa essere una valida amministratrice e rappresentarli. In ogni paese c'è sempre una divisione. Cioè... Non, voglio, non posso dire di, di fare un appello: votatemi perché farò questo, votatemi Vabbè. perché voglio fare quest'altro. Que quello, mi quello sembra riduttivo. quello viene fatto, viene fatto eh. poi uh, in campagna elettorale sulle sì, sì, ma non è neanche nel mio stile, Sergio. Non è questo. Cioè, io vorrei che, che, che le persone che mi diano il loro consenso lo facciano per quello che mi dicono adesso per strada quando mi incontrano. Cioè, io sono convinta che. Tu farai del bene per noi e quindi ti, ti vogliamo. Questo mi, mi farebbe piacere, questo ecco, a livello personale. Allora, e queste sono le persone che si, quasi sicuramente voteranno Anna Maria Gerbone. però c'è. Per convincere noi... chi non mi voterà. Esatto, no, ma c'è ovviamente <ride> sempre una, una divisione, eh, quasi sicuramente. Nella, nella, nei sicuramente. Piccoli comuni. Ecco, e cosa potrebbe dire invece al, diciamo, a quelli che non hanno votato Eros alla Maida, che sono contro sì. eh, Eros alla Maida e quindi saranno necessariamente contro anche Anna Maria Cerbone? Cioè che cosa por, può dire eh, Anna Maria Cerbone a queste persone che eh, quasi sicuramente non voteranno per, part per partito preso? Che io lascerei da parte il partito preso e penserei al paese, penserei alle persone e penserei che io sono un'altra persona. Io non sono Eros, sono la moglie, ma non sono Eros. Quindi sono una donna, sono diversa, sono, eh, ho un altro carattere, ho altri, altri modi di pensare e di affrontare le cose. Quindi gli, gli chiederei questo: gli direi questo: che forse è anche ora di lasciare il partito preso, Sergio, bisognerebbe fare. Un'unione un, un po' del paese, il paese è piccolo. Creare ancora il partito preso e quindi andare avanti su queste crociate è davvero brutto: brutto perché perde il paese. Quindi gli direi di, eh, di darmi la possibilità di farmi conoscere e di, far, di capire se posso essere una persona valida, di considerare questo e non eh, il passato e non il partito preso. Quindi Anna Maria Cerbone è diverso da eros la Maida e lo farà vedere eh, sì, immagino, e lo farà vedere innanzitutto dalla campagna elettorale e dal programma che vuole, vuole cucire addosso mm. a un territorio sì. immagino certo 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 e noi ovviamente possiamo solo augurare un in bocca al lupo per uh, quello che uh, stai facendo e per quello che, che farai che farai eh, per la campagna Vive il lupo, Viva grazie, il lupo, grazie. Mille. Allora, la nostra grazie. puntata è finita qui, abbiamo avuto eh, il piacere di parlare con Anna Maria Cerbone eh, di Castelnuovo, candidata a sindaco eh, nelle prossime amministrative a Castelnuovo-Cilendo. Grazie Anna Maria per, per aver accettato il grazie nostro invito. A te, grazie a te, grazie, grazie mille a te. Il tempo a nostra disposizione è terminato, ringrazio eh, i nostri telespettatori per eh, averci seguito.